precedente. Ed eccolo qui il via del match, fischio arbitrale, primo tocco di palla per la formazione nerazzurra con dell'Atalanta, corner per il Sassuolo, Federico Artioli pronto a battere, pallone che spiove in mezzo! Il vantaggio del Sassuolo al tredicesimo minuto, 1-0 per i neroverdi, la firma di Christian Schiba. Il Sassuolo si porta avanti a Zingonia dopo che il match era cominciato con il solito dominio atalantino, ma la squadra dei neroverdi si è conquistata un paio di palle native e su questa ha sbloccato la situazione. Rivediamo l'esecuzione dalla bandierina con il pallone che passa, nessuno lo devia fino al secondo palo. Quando arriva Christian Schiba si addormenta un po' l'Atalanta, soprattutto i giocatori che erano lì nei pressi della linea di porta. Danno la possibilità, sconfitta 4-3 sul campo della Roma. Da allora sono arrivate 7 gare consecutive senza sconfitta. Attenzione però a Piccoli in area di rigore. Piccoli! Il pareggio dell'Atalanta! Roberto Piccoli, ancora lui! Fanno 5 gol stagionali per Piccoli, anzi 7 gol stagionali per Piccoli. Ed è una conclusione mancina perfetta, quella che beffa il portiere Alessandro Russo. Lancio lungo, controllo con il destro e poi conclusione mancina, pezzo di bravura di Roberto Piccoli, difesa Federico Bergonzi a battere dalla bandierina a 12 minuti dalla fine del match, più recupero, sempre 1-1 fra Atalanta e Sassuolo. Il pallone calciato in mezzo, colpo di testa di Occoli! Come all'andata, ancora Caleb Occoli! In 10 contro 11 l'Atalanta si porta in vantaggio! Stacco imperioso di Caleb Occoli, nessuno da parte della difesa del Sassuolo lo contiene ed è 2-1 Atalanta, è partita ribaltata a Zingonia nonostante l'espulsione di Fiseggio, deve buttare la palla in aria, lo fa in questo momento Piccinini, lo stop, la possibilità di calcio al volo per Andrea Mattioli, para a terra Ngiae e la partita